Notiziario flash di Free Press Online del 4 maggio 2023, giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Sono crimini aberranti quelli commessi ai danni di minori ogni giorno in tutto il territorio. La polizia postale è impegnata quotidianamente per la tutela dei soggetti più fragili da ogni forma di rischio cibernetico. La Polizia Postale della Sicilia Orientale, da Messina a Ragusa, nel 2022 ha trattato 219 casi di reati di sfruttamento sessuale di minori, 6 persone arrestate e 116 indagate. Monitorati 4.578 siti, 2.900 dei quali con contenuti illeciti. La Polposta opera in sinergia con varie associazioni, in particolare con Meter di Don Di Noto. Le stalle di Picanello. I carabinieri hanno ispezionato 5 strutture in via Monterotondo e Belfiore. Elevate sanzioni per 21.500 euro e fermo ufficiale per 49 animali tra equini, suini, ovini e pollame. I controlli rientrano nell'attività di contrasto alle corse clandestine di cavalli gestite nell'interesse trasversale di tutti i clan mafiosi. Riapre parzialmente via Carbone. La via scolastica chiusa al transito sarà percorribile solo per i residenti delle palazzine circostanti per consentire di raggiungere via Sisto tramite una corsia. Il resto della strada, delimitato da fioriere, consentirà agli studenti della scuola Cavour di continuare ad usufruire di un'area protetta. Ha comunicato questo provvedimento del comune Paolo Ferrara, presidente della municipalità di Borgo Sanzio. Parlare con cuore e farlo con mitezza, la frase di Papa Francesco, il titolo della 18ª edizione del Festival della Comunicazione che si terrà a Catania dal 14 al 21 maggio. L'iniziativa a carattere nazionale è stata presentata dall'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash domani alle 20:30.